Silvia, puoi parlarci di Daniel Kahn? Silvia, Daniel Kahn? Silvia, ma sai chi sia Daniel Kahn? Non è che puoi farci un video a riguardo? Silvia, hai visto cosa ha combinato Daniel Kahn? Va bene ragazzi, vi accontento. Oggi parliamo di Daniel Kahn. Ciao ragazzi, ciao ragazze, benvenuti e bentornati sul mio canale. Io sono Silvia e oggi è lunedì, quindi nuovo video critica. Ragazzi, mi avete chiesto di parlare di questa ragazzina più o meno in ogni mondo, modo, luogo, lago, universo. Quindi eccomi qua per accontentarvi. In questo video ho deciso di far partecipare anche il mio amichetto Gematria, perché avevo bisogno di una mano amica per affrontare questo video, in quanto questa ragazzina è davvero al limite della decenza. Ma partiamo immediatamente col video e iniziamo dalle basi. Chi è Daniel Kahn? Daniel Kahn è una star di TikTok, musical, insomma, chiamatelo come più preferite. È nata in America e uno dei misteri che si aggira attorno al suo personaggio è proprio la sua età. Daniel infatti dichiara di avere 15-16 anni, ma moltissime persone non sono assolutamente d'accordo con ciò che dice. Moltissime persone sostengono che Daniel abbia solo 12, massimo 13 anni. Ripeto, 12, massimo 13 anni. Ha un canale YouTube da 1,3 milioni di iscritti ed i suoi contenuti sono quasi sempre postati con il suo collega e ragazzo Miki Tua. Il tutto di base, ragazzi, sta in piedi grazie al drama, e figuriamoci. Ci sono tante teorie, ad esempio, sul fatto che menta sulla sua età. E questa cosa è importante, perché di fatto se Daniel Kahn mente sulla sua età, vuol dire che quando ha iniziato a caricare video su YouTube non avrebbe potuto farlo, non per legge almeno. Oltre a ciò, Daniele è anche una cantante. Una pessima cantante a mio parere, ed è diventata famosa grazie a dei mini video in cui cantava, che postava su TikTok. Everybody wanna copy what I'm singing. Yeah, I'm a star in the making, come and see us. We worry about nothing. Me and my girl stay jumping, harmonizing together. Cause me, my girls, we love to look at Mickey at the movies where the boys can't go. Miss, I've got a million views. The other side, I must see Corey. A me non è assolutamente chiaro perché sia diventata famosa, ma ok. Col tempo la madre di Daniela ha per forza dovuto abbandonare il suo lavoro e occuparsi interamente della figlia e della sua carriera. Infatti oggi la madre di Daniela, ossia Jennifer, le fa da manager. E ahimè, si suppone che sia proprio la madre di Daniela, ossia Jennifer, a spronare la figlia a mostrarsi un po' poco vestita, ma soprattutto a mentire sulla sua età. E voi vi chiederete, perché? Ma è ovvio ragazzi, no? Per i soldoni, i soldoni! Pensateci, chi ha dovuto agire per far monetizzare il canale YouTube di Daniel? Sua madre, ossia Jennifer Archambault, che, come vi dicevo, ha lasciato il suo lavoro per seguire la figlia nella sua scalata al successo sui social. Uela ragazzi, torno adesso da un viaggio nel disagio. Dovete sapere che i dubbi sull'età di Daniel sono venuti fuori da un fatto. Lei nel 2014 ha partecipato a un concorso chiamato Miss Florida e ha vinto nella categoria Junior Preteen. E se andiamo un attimo a leggere sul regolamento, la categoria Junior Preteen è accessibile da persone che vanno dai 7 ai 9 anni. E ma perché ci stai dicendo queste cose, Gematria? Adesso ci arrivo. Facciamo un rapido calcolo. In media non dovrebbe avere più di 14 anni Daniel Kahn, ok? Perché adesso siamo nel 2019. 2014 sono passati 5 anni. E fin qua se la può ancora scampare. Perché 14, numero magico. Sì, se non fosse che esiste un'altra prova sul web, che è un video che la stessa madre di Daniel ha caricato in un suo vecchio canale ormai abbandonato nel 2012, in cui sostiene che la figlia abbia 6 anni. Quindi ragazzi, usando il magico potere del fatto che sto studiando analisi 1 e le addizioni dovrei saperle ancora fare, video del 2012 dove Daniel canta. Siamo nel 2019, 6 più 7 quanto fa? 13. Quanto è bella la matematica, vedi? Tornando serio un attimo, se Daniel nel 2012 aveva 6 anni, vuol dire che oggi, 2019, ne ha 13. Più semplice di così.
Un altro fattore non indifferente è il fatto che si dica che Danielle photoshoppi le sue foto. Si dice che Danielle photoshoppi le sue foto proprio per apparire con un corpo più adulto e meno fanciullesco. Ecco ragazzi, a me pare che questa sia una ragazza che si stia atteggiando come una 17enne, una 18enne, non come una 14enne. E io ci posso mettere tutto il buon cuore e tutta la buona volontà del mondo, ma ragazzi, si nota. A me pare evidente che non solo sia piccola, ma che lo faccia apposta. Infatti potrete notare attorno alla mia facciotta o sopra la mia facciotta delle foto con la versione photoshoppata e non photoshoppata. Ragazzi, direi che è palese anche ai muri che Danielle Kahn si photoshoppi le foto su via. Lei ovviamente nega, però insomma, basta avere un minimo di occhio per notare queste cose. Qualche mese fa, effettivamente, Danielle Kahn ne ha combinata un'altra delle sue. È successo un putiferio, il web è esploso e tutti infatti mi avete bombardato per chiedermi di fare un video a riguardo. Cos'era successo? Danielle ha finto di sposarsi e ha finto di rimanere incinta con il suo fidanzato per poi smentire il tutto con «Ehi no, era uno scherzone! Volevamo solo sensibilizzare l'argomento Teen Mom ai giovani che ci seguono». E ragazzi, la cosa peggiore è che sia i genitori di Danielle, sia i genitori del fidanzato di Danielle, quindi di Mikey, erano consapevoli di questa sceneggiata, erano complici addirittura dei figli e sapevano perfettamente la sceneggiata che stavano portando avanti sui social. Ma voi vi immaginate i genitori che complottano con i figli, che iniziano a dire «Ah sì sì sì, adesso facciamo il video con la finta ecografia, adesso facciamo invece il video in cui facciamo vedere che facciamo il party per il sesso del bambino, facciamo il video in cui vi sposate, mi raccomando mettiti così, mettiti cosà, fai così». Oh, mi raccomando Danielle, drama questa settimana, mi raccomando! Danielle, tu mi raccomando mettiti in quel modo, l'interpretazione mi raccomando, e viva il drama, ragazzi, si punta al milione. Io sono un po' senza parole, ragazzi. A questo punto, no, io immagino i genitori di questi due ragazzini che si svegliano la mattina, si organizzano e fanno: ah sì sì sì, oggi attirerete l'attenzione su di voi con questo drama finto. Però insomma, questi qua fanno fare ai figli dei drama finti per attirare ovviamente attenzione e soldi. Non fa una piega. Ovviamente ragazzi, qua Danielle Kahn non ha colpe, perché comunque una ragazzina, sfido chiunque a quell'età ad essere consapevole di quello che fai al 100%. Voglio dire, ci sono persone di 50 anni che ancora non sono consapevoli, che cosa ne potrà mai sapere un ragazzino, una ragazzina, specialmente quando sono i tuoi genitori a dirtelo e a monetizzare su di te. E adesso ragazzi, io sono pure d'accordo sul monetizzare sui figli, magari piacciono più di te al pubblico, finché è un qualcosa di sensato e di sicuro per loro. Voglio dire, se devi monetizzare su tuo figlio che gioca, fallo, che ti devo dire. Però qui è proprio una cosa diversa ragazzi, perché stiamo parlando di una ragazzina che viene portata a 4-5 anni superiore alla sua effettiva età. Ragazzi, io non sono per niente d'accordo con questa cosa, come non penso lo sia Silvia ovviamente, se stiamo facendo questo video. E adesso ragazzi, prima della chiusura di Silvia, vorrei un attimo fare un discorsetto, no? Non gliel'ho neanche detto a Silvia che l'avrei fatto sto discorsetto, quindi prendetelo come un extra, una mia riflessione personale. Ho già trattato in diversi miei video l'argomento, però ci tengo a riproporlo anche qui. Ultimamente, no? Anche uscendo, andando al pub la sera, ti prendi a bere qua di là, vedi che vicino al tuo tavolo ci sono dei ragazzini che si atteggiano ad un'età che non hanno. Danielle Kahn, ragazzi, è l'esempio perfetto di questo fenomeno, perché si tratta di una ragazzina che al posto di vivere l'età che ha, ovviamente per cause diverse, perché comunque questi ragazzini di cui vi sto parlando adesso fanno questo di loro spontanea volontà, insomma, si parla di bruciarsi le tappe. Quante volte vi è capitato, se avete un po' la mia età, no, io ho 20 anni, non sono Matusalemme. Però insomma, rendetevi un po' conto, quando io avevo 10 anni era un po' diverso. Sto facendo i discorsi dei miei tempi. Però effettivamente, oggi un ragazzino sa usare molto meglio di una persona di 50 anni un telefono, mediamente, poi c'è anche il ragazzino che non lo sa usare, la persona di 50 anni che lo sa usare benissimo, parliamo in media. Non mi fate discorsi del tipo, oh, poi 50 anni sono intelligenti, sì, buon per te, sarebbe la norma. Io ogni tanto vado al pub. Vicino a me ci sono dei ragazzini che cercano di comportarsi come uno dell'età mia. Ragazzini che hanno forse 10 anni in meno di me. Perché non vi vivete l'età che avete? Sapete quanto vorrei tornare io ad avere, boh, 10, 15 anni e potermi comportare come quando avevo 10 e 15 anni? È bello vivere quell'età lì, se sai come vivertela. Ma se sei costantemente eroso internamente dal fatto che devi sembrare più grande, con chi poi? Non te la vivi bene, ragazzi, fidatevi. Vivete l'età che avete. In ogni caso, che voi abbiate 10 anni, 15 anni, 20 anni, 40, 100, vivetevi l'età che avete, perché più avanti vi mangerete le mani.
Magari sotto nei commenti fateci sapere che cosa ne pensate, no? Anche di tutta questa storia. Ripasso la parola a Silvia, la ringrazio per lo spazio e per avermi anche invitato a fare questo video qui, mi ha fatto molto piacere. Se vi va ci vediamo sul mio canale, altrimenti no, scialla. Vorrei giungere alla conclusione di questo video a questo punto, ragazzi. Credo sia davvero orribile manipolare in questo modo una ragazzina così giovane. E onestamente sono anche un attimino basita nel notare quanti drama tentino di inscenare per stare sempre sulla cresta dell'onda. A mio parere, ragazzi, questa roba non va bene, è assurda e qualcuno dovrebbe intervenire per fare qualcosa a riguardo. Non incolpo Danielle, Danielle è una ragazzina e magari inconsapevole, inconscia di quello che sta facendo, ma soprattutto ha l'appoggio della madre. E una ragazzina, quando ha l'appoggio della madre, in qualche modo si sente protetta, perché è la sua mamma. E se la sua mamma gli dice che non sta facendo nulla di sbagliato, magari per lei è così. Credo che Danielle Cohn andrebbe fermata, non per chissà quale motivo, ma perché gira tutto attorno al denaro. E questo credo sia un modo di guadagnare assolutamente becero, poco dignitoso e assurdo. Molto bene ragazzi, ho finito di sproloquiare in questo video. Ringrazio Gematria per avermi accompagnato in questa fantastica avventura, in questo viaggio sulle montagne russe. Io vi mando un bacione, vi auguro un buon inizio settimana. Mi raccomando, fate i bravi, mangiate sempre le verdure, ma soprattutto ricordate che l'occhio critico vi osserva.